In Siria sono state usate armi chimiche. La conferma arriva da un rapporto presentato alle Nazioni Unite. Dopo un anno di indagini, 24 inquirenti hanno stabilito che gli elicotteri del regime di Damasco nell'aprile del 2014 e nel marzo 2015 hanno sparso del cloro su due località della provincia di Idlib, Talmanes e Sarmin. Nelle 95 pagine che compongono il documento si legge che anche il sedicente Stato Islamico ha fatto ricorso ad armi chimiche. Nell'agosto 2015 a Marea, nella provincia di Aleppo, impiegò della iprite, più comunemente nota come gas mostarda. La missione d'inchiesta congiunta creata dall'ONU e dall'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ha preso in esame 9 presunti attacchi chimici, ma per gli altri 6 attribuiti a Bashar al-Assad non è riuscita a raccogliere informazioni sufficienti per inchiodare alle proprie responsabilità il presidente siriano.